Dunque, questa sera abbiamo una ospite che è stato introdotto come novarese, in realtà è di origine piemontese, ma ha svolto una parte della propria attività, una parte del proprio curriculum scientifico, devo dire, in vari posti anche al di fuori dell'Europa. Ha un curriculum piuttosto lungo e complesso, ma per farla breve, è laureato nel 1984, ha fatto poi subito, a partire dal 1985, una fellowship negli Stati Uniti, nell'University of Alabama. Successivamente è passato ad un'altra università negli Stati Uniti, dall'88 al 90, sempre una fellowship presso la Yale University di New Haven, nel Connecticut. Poi è stato dottore di ricerca, ha fatto un dottorato, quindi dottore di ricerca in ematologia sperimentale presso l'Università di Genova. Ha poi collaborato nell'ambito della sezione di ematologia del Dipartimento di Medicina e Oncologia Sperimentale all'Università di Torino e nel 92 è diventato professore associato di patologia generale presso l'Università di Pisa. Mi mancava questa tua tappa anche di quella di Pisa. Dal 93 al 99 è stato professore associato di immunologia presso l'Università di Torino, in realtà già nella sede di Novara, è stato direi tra i fondatori nel 98 della vera e propria Università del Piemonte Orientale, quella che ha celebrato lo scorso anno il ventennio, i primi suoi vent'anni di vita. Ed è diventato dal 99, ed è tuttora, professore ordinario di immunologia presso la nostra università, nonché è stato dal 2002-2010 presidente di un centro interdisciplinare sulle malattie autoimmuni, che è già, come avete compreso, argomento anche proprio della serata, ed è stato anche delegato al Rettore per le relazioni internazionali e attualmente è direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Università sempre del Piemonte Orientale, ma è anche direttore della struttura di biochimica clinica della nostra azienda ospedaliera universitaria, del nostro ospedale Novara, ed è anche direttore del Dipartimento interaziendale di medicina del laboratorio, cui ha una responsabilità più ampia rispetto al solo ospedale maggiore, ma un po' esteso su tutto quanto il quadrante. Dopo questo breve cenno al suo curriculum, che in realtà comprende anche numerose ovviamente pubblicazioni scientifiche e partecipazioni a società scientifiche, arriviamo all'argomento. L'argomento si discosta un pochino dagli argomenti delle altre serate che hanno parlato di tecnologia, che potremmo definire grossa tecnologia, tecnologia pesante. Abbiamo visto l'impiego anche di grandi apparecchiature o di apparecchiature estremamente complesse. Questa sera entriamo invece nell'ambito del microscopico, andiamo nel mondo della biologia molecolare, possiamo dire, e che riguarda i meccanismi che stanno alla base del sistema immunitario. E anche qui gli studi che noi facciamo impiegano noi chiamiamo biotecnologie per andare a indagare quelli che sono i meccanismi che regolano effettivamente quello che avviene poi nel corpo umano, per cui è un'altra tecnologia che entra nella, se possiamo dire così, nell'infinitamente piccolo. Ma diciamo il tema è un tema appropriato perché quest'anno è stato inaugurato il Centro per le Malattie Autoimmuni Allergiche, non so se lo sapete, dell'Università del Piemonte Orientale. È un nuovo edificio che il Comune ha costruito con fondi europei davanti a Farmacia Santa Gabbio. Quindi se vi capita di passare a Santa Gabbio vedrete un edificio futurista che è dove è stato inaugurato questo centro che pian piano sta venendo popolato dai migliori
dei nostri ricercatori, che è un centro che si vuole proprio occupare delle malattie autoimmuni. Malattie autoimmuni, il lato oscuro delle difese immunitarie, è un titolo che avevo scelto per parlare in un liceo, un titolo un po' nerd, non so se qualcuno di voi è fan di Star Wars, il primo capitolo di Star Wars, io ero ragazzino, quindi più o meno eravate ragazzini anche voi, credo, e si è protratto fino adesso, e questo è Darth Vader, che è il portavoce, diciamo, del lato oscuro della forza, perché il sistema immunitario è una grande forza che noi abbiamo a disposizione e che, se da una parte ci permette di sopravvivere, perché senza il sistema immunitario noi moriamo, perché soccombiamo aggrediti dai microrganismi che sono presenti nel microambiente, dall'altra parte questa forza ha un lato oscuro, in quanto questo sistema immunitario aggredisce in determinate condizioni il nostro organismo causando le malattie autoimmuni, a volte si impaccia andando a riconoscere delle cose che non dovrebbe riconoscere, e sono le allergie, ma di fatto continua a erodere il nostro organismo per tutta la vita e pare che sia anche uno dei principali artefici dell'invecchiamento. Quindi noi invecchiamo anche perché il sistema immunitario pian piano danneggia i nostri organi. Lo fa per farci sopravvivere, se no moriremo di malattie infettive, però di fatto ci danneggia. Questo invece è il lato chiaro della forza, qui ci sono Skywalker, e qua c'è l'ultima paladina della saga di Star Wars, hanno la spada bianca e sono buoni, in effetti le difese immunitarie sono buone, perché senza di loro non potremmo sopravvivere. L'immunologia nasce 2000 anni fa, già in Cina si erano accorti che esisteva un sistema immunitario, non sapevano esattamente cosa fosse, ma è diventata scienza prima con l'osservazione di Jenner, che è stato il primo a fare una vaccinazione, la vaccinazione antivaiolosa, siamo alla fine del Settecento, e poi soprattutto per merito di questo signore Pasteur, che 100 anni dopo ha ripreso le esperienze di Jenner e le ha rese scienza, per cui ha fatto un enorme numero di vaccini, inizialmente vaccini contro le malattie degli animali d'allevamento, e poi successivamente è passato all'uomo. Qua c'è un medico che sta somministrando a questo ragazzino il primo vaccino contro la rabbia. Nel corso del secolo scorso sono stati dati un mucchio di Nobel a immunologi, erano immunologi biochimici, immunologi cellulari, insomma varie branche della scienza convergono nell'immunologia. In questi anni sono stati costruiti tutta una serie di basi, prima cellulari, poi molecolari, che hanno permesso di conoscere abbastanza bene come funziona il nostro sistema immunitario. Non si sa ancora tutto, però diciamo fino a 30 anni fa c'erano dei lati, delle cose di cui non si sapeva niente. Sono state fatte delle grandissime scoperte, specie nella seconda metà del secolo scorso. Pensate però che gli anticorpi sono già stati identificati ben prima della guerra, prima che ha cominciato a parlare di anticorpi è stato Paul Ehrlich all'inizio del Novecento, e grazie a queste scoperte adesso siamo in un momento particolarmente felice, perché tutta questa enorme mole di conoscenze di base sta arrivando alle applicazioni cliniche. Grazie alle conoscenze dell'immunologia di base adesso stanno arrivando dei farmaci biologici che sono croce e delizia della sanità. Abbiamo qua il dottor Minola, che deve pagare un mucchio di soldi per pagare queste terapie costosissime, però anche estremamente efficaci, che sono state prodotte grazie a questi immunologi che hanno preso tutti questi premi Nobel. Cosa succede quando dei batteri superano le difese di barriera? Il nostro organismo è ricoperto da cute oppure da mucose, per la parte, diciamo, interna del nostro organismo. Queste sono le difese di barriera che impediscono ai batteri di entrare nel nostro organismo, ma a volte i batteri riescono ad entrare nel nostro organismo. Per esempio questo è un batterio fortunato, si trovava sulla punta di una spina che ha superato la difesa cutanea. I batteri arrivati nel tessuto, nel sottocutaneo, sono molto contenti, proliferano, sono al calduccio, 37 gradi,
hanno un mucchio di roba da mangiare, che sono il materiale che è presente nei nostri tessuti, che serve a dare da mangiare le nostre cellule, le stesse cose le mangiano le batteri, e i batteri cominciano a proliferare molto molto rapidamente, a un tempo di raddoppiamento ogni 20 minuti. Nel giro di pochissimo tempo saremmo morti se non entrasse in funzione il nostro sistema difensivo. Questo è costituito da alcune cellule che sono presenti già nei tessuti, sono residenti nei tessuti, ferme lì, ad aspettare il nemico. Questi sono i macrofagi, queste cellule qua. Queste cellule riconoscono i batteri cercano di eliminarli mangiandoli, si dice fagocitandoli. In realtà queste cellule non sono abbastanza per riuscire a vincere una battaglia se la carica batterica è molto forte, per cui questi macrofagi emettono dei segnali, soprattutto attraverso la produzione di sostanze che si chiamano citochine, e questi segnali agiscono sui vasi, sui capillari, e richiamano delle cellule difensive che abbiamo in circolo, che sono i granulociti neutrofili, globuli bianchi circolanti. È un compartimento circolante che sta sempre lì in giro nel sangue e non serve a niente finché sta nel sangue. Quando passa nei tessuti va a operare una difesa, ma soltanto se c'è un processo infettivo in corso. Questo sistema immunitario agisce subito, ce l'abbiamo dal momento in cui nasciamo al momento in cui moriamo, è sempre uguale, ha sempre la stessa capacità difensiva, e si chiama anche sistema immunitario innato, perché noi nasciamo con questo e questo non si modifica. Ha un'azione molto importante, senza questo noi moriremmo, ma non è tanto sofisticato. Una parte di questi macrofagi, sapendo che questo processo non è abbastanza sofisticato, lasciano il tessuto e vanno nei tessuti linfatici periferici, nei linfonodi, dove vanno a attivare delle cellule molto più sofisticate, che sono i linfociti. Questi linfociti ci mettono un po' di tempo a capire con quale aggressore hanno a che fare, proliferano nei linfonodi, il linfonodo si ingrossa, quando noi abbiamo mal di gola, i linfonodi qua del collo sono ingrossati perché i linfociti stanno mettendo a punto il processo difensivo, e poi una volta che hanno elaborato il loro processo difensivo lasciano i linfonodi e attraverso il sangue vanno nel tessuto infettato, e qua organizzano l'attività delle altre cellule che sono presenti, i macrofagi e i neutrofili, rendendo queste cellule molto più efficaci. Io a lezione dico che vengono trasformati in Rambo i macrofagi, da cellule sì, combattenti ma non super combattenti, grazie all'azione dei linfociti diventano dei super combattenti e riescono in questo modo a eliminare l'agente infettivo, per cui noi possiamo sopravvivere fino alla prossima infezione. Questa immunità che coinvolge i linfociti si chiama immunità specifica o adattativa. Specifica perché i linfociti sono estremamente sofisticati, ciascun linfocita è in grado di riconoscere un solo microorganismo, anzi un pezzettino di un microorganismo che si chiama antigene. Si chiama adattativa perché questa immunità è capace di memoria immunologica, cioè una volta che il sistema ha incontrato un patogeno, ha elaborato un piano di battaglia per combatterlo e lo ha vinto, gli rimane in memoria il piano di battaglia, e quando rincontra quel patogeno non ha bisogno di rielaborare un nuovo piano di battaglia, ma tira fuori quello che aveva elaborato la prima volta, e questo gli permette di agire molto più in fretta. Questa è la memoria immunologica che è quella che viene diciamo attivata grazie alle vaccinazioni. Le vaccinazioni sono fatte per attivare la memoria immunologica senza fare un'infezione. Adattativa perché il nostro sistema immunitario, quando nasciamo, non ha mai visto nessun batterio, nessun patogeno, ha un sistema immunitario, si dice vergine, non ha mai visto niente. Man mano che noi facciamo le esperienze infettive, noi elaboriamo una memoria immunologica nei confronti dei patogeni che incontriamo, per cui diventiamo via via resistenti a quei patogeni. Esperienza comune che un bambino che va all'asilo si ammala e sta sempre a casa malato perché il suo sistema immunitario trova i patogeni degli altri bambini dell'asilo e deve fare esperienze effettive per maturare questa memoria immunologica.
Poi l'adulto si ammala molto meno perché ha la memoria immunologica e quindi quando incontra i patogeni riesce a rispondere prima di ammalarsi. Se però noi andiamo a fare un viaggio in Messico, non è improbabile che ci prendiamo una bella gastroenterite, perché i batteri messicani non li abbiamo mai visti, per cui abbiamo bisogno di farci la memoria anche nei confronti dei batteri messicani. Quando entra un patogeno nell'organismo, ad esempio questo batterio, cosa succede? Arrivano i linfociti, noi abbiamo miliardi di linfociti, tutti diversi l'uno dall'altro, perché ognuno ha un suo recettore in grado di riconoscere un certo antigene. I macrofagi sono delle cellule tuttofare, riconoscono qualsiasi cosa. Lo stesso macrofago riconosce il micobatterio tubercolare, così come riconosce il virus influenzale. Invece i linfociti sono specializzati, ognuno riconosce una cosa, anzi un pezzettino di un patogeno che si chiama antigene. Quando arriva l'antigene, questo trova miliardi di linfociti negli organi linfatici secondari e soltanto pochi di questi linfociti riconosceranno l'antigene e saranno in grado di legarlo grazie al loro recettore. Questo porta all'attivazione del linfocita, il quale si espande clonalmente, da pochi linfociti diventano milioni di linfociti, tutti uguali a quello primo che era stato attivato, quindi tutti dotati dello stesso, ce la posso fare, tutti dotati dello stesso recettore per l'antigene, e questi linfociti andranno a eliminare il patogeno. Quindi siamo nella fase in cui il linfonodo è ingrossato, perché ha tanti linfociti che riconoscono il virus del raffreddore, e una volta che questi linfociti hanno fatto delle cose per eliminare il virus del raffreddore, il virus è eliminato e il passo successivo è l'eliminazione dei linfociti in eccesso. Non possiamo tenerci tutti questi linfociti attivati in quel particolare evento infettivo, e rimane però una piccola popolazione sparsa di cellule memoria che saranno quelle che ci permetteranno di non ammalarci più. Abbiamo due tipi di linfociti: linfociti B, che hanno come recettore per l'antigene l'anticorpo, quando legano l'antigene, questa specie di ovetto, i linfociti B si espandono clonalmente e diventano plasmacellule che cominciano a produrre anticorpi in forma solubile. Quindi questi recettori li ritroviamo poi nel sangue. Quando noi andiamo a dosare gli anticorpi contro un determinato patogeno, sono gli anticorpi che sono stati prodotti nel corso di una risposta immunitaria precedente, sono anticorpi che ci difendono. Se io avvicino una persona che ha l'influenza, che tossisce, si soffia il naso, emette grosse quantità di virus influenzale, io spero di avere in bocca, nella mia saliva, degli anticorpi che bloccano questo virus influenzale in modo da non ammalarmi. Gli anticorpi riconoscono l'antigene così com'è: se io metto un antigene in una provetta e ci metto gli anticorpi, questi si legano. Infatti gli anticorpi possono essere utilizzati in test di laboratorio o possono essere utilizzati come farmaci, perché un anticorpo, se uso un anticorpo contro un determinato patogeno, questo anticorpo andrà a legare il patogeno e permetterà di guarire dalla malattia. So, chi di voi ha bambini aveva visto il cartone animato Balto? L'avete mai visto? Un cane in Alaska che viene mandato a prendere il siero antidifterico per curare i bambini di un paesino in cui c'era un'epidemia di difterite. Balto cosa porta? Porta un antisiero, porta degli anticorpi contro il batterio della difterite che iniettati nei bambini li fanno guarire. Quindi già sono anni 20 questi, c'erano già anticorpi utilizzati come farmaci. Questa è la struttura di un anticorpo. L'anticorpo è una struttura Y con due braccia. Sulle due braccia ci sono i siti di legame per l'antigene, che sono qua indicati da questi cerchiolini. L'aspetto interessante è che noi produciamo oltre 1 miliardo di anticorpi diversi, cioè dotati di un sito di legame per l'antigene differente, 1 milione di miliardi. E c'è un sistema complicatissimo nel nostro sistema immunitario che permette di produrre questo 1 milione di miliardi di molecole differenti. Questo è l'anticorpo. L'altro tipo di linfociti molto importanti sono i linfociti T, che hanno un recettore diverso, si chiama T
TSR7, cioè il recettore dei linfociti T, che però ha analogie strutturali con la parte di molecola anticorpale che lega l'antigene. Anche questa è una regione variabile qua, e anche questo produce un milione di miliardi di molecole differenti, capaci di legare cose differenti. I linfociti T riconoscono però l'antigene non così com'è, ma è necessario che ci sia un macrofago che catta l'antigene, lo spezzetta in pezzettini piccolini e lo inserisce in una molecola vassoio che si chiama molecola MHC, del complesso maggiore di istocompatibilità. Questi sono i pezzettini di antigene che sono inseriti nelle molecole del complesso maggiore di istocompatibilità, che sono poi esposti in superficie, e l'infocita T riconoscerà il peptide solo dentro questo vassoio. Queste molecole sono conosciute dagli anni 60 perché sono anche le molecole responsabili del rigetto dei trapianti. Ognuno di noi ha vassoi diversi, molecole MHC diverse, e ognuno di noi ha capacità diverse rispetto agli altri di presentare questi pezzettini di antigene. In realtà questa interazione tra linfocita T, questo linfocita T, e il macrofago è un'interazione molto complessa che coinvolge non solo il TSR7, questo è il TSR7, qua c'è la molecola vassoio, qua c'è l'antigene, quindi questa è la parte di riconoscimento, ma coinvolge anche tutta una serie di altre molecole presenti sul linfocita T che riconoscono una serie di molecole sul macrofago e si forma una specie di cerniera lampo in cui i vari dentini della cerniera sono fatti da recettori diversi che si ingranano tra di loro. A seconda di quali recettori vengono coinvolti, la risposta del linfocita T sarà diversa. E questo sarà importante per quello che andremo a dire successivamente. Abbiamo due tipi di linfociti T, i linfociti citotossici. I linfociti citotossici riconoscono le cellule tumorali infettate da virus e le ammazzano. Quindi quando noi abbiamo l'influenza, guariamo grazie a questi linfociti citotossici che vanno a cercare nella nostro epitelio faringeo tutte le cellule infettate da virus e le ammazzano, e queste cellule saranno poi sostituite da cellule sane. L'altra cellula importante sono i linfociti T helper, i quali producono citochine che sono in grado di indirizzare la risposta immunitaria. T helper sembra che siano poco importanti, no? Una cellula T aiutante. In realtà questa cellula è la cellula più importante della risposta immunitaria specifica, perché è quella che decide quali saranno le armi da utilizzare per combattere quel determinato patogeno. C'è una malattia che è l'AIDS, in cui il virus ammazza gli linfociti T helper e quando questi scendono di sotto un certo numero il sistema immunitario non funziona più e la persona muore non perché è ammazzata dal virus dell'AIDS, ma perché il virus dell'AIDS elimina il sistema immunitario e il paziente muore per infezioni banali, per cui una persona con sistema immunitario intero non morirebbe. Questo perché queste cellule vengono danneggiate. Infatti questi linfociti T producono queste citochine che sono in grado di appunto stimolare l'intervento di diversi tipi di cellule difensive. In particolare ad oggi si conoscono quattro tipi di linfociti T helper che producono citochine diverse, alcune aiutano la risposta dei macrofagi, altre dei linfociti B, altre dei neutrofili, altre degli eosinofili. Alla fine della risposta viene prodotto un grosso minestrone di citochine. Un minestrone però non casuale, a seconda delle dosi reciproche di queste citochine la risposta sarà una risposta di un tipo oppure di un'altra. E a seconda del tipo di risposta noi avremo una risposta efficiente o non efficiente. Per esempio, se noi abbiamo dei batteri che se ne stanno nello spazio extracellulare tra una cellula e l'altra, saranno molto suscettibili all'azione degli anticorpi, quindi sarà importante sviluppare un'azione anticorpale. Se viceversa io ho dei microrganismi che stanno dentro le cellule, gli anticorpi non servono perché gli anticorpi non riescono a entrare dentro le cellule. In questo caso serviranno altri tipi di risposta, come i linfociti citotossici, per esempio, che andranno ad aggredire la cellula infettata.
è una decisione fondamentale della risposta comunitaria. Non basta rispondere, ma bisogna rispondere con le armi giuste. Se noi andiamo a combattere i terroristi con una che stanno nel deserto con la flotta navale, il risultato sarà un risultato abbastanza scadente. Dovrò andare con incursori che vanno a stanare i terroristi. Anche qua, se uso l'arma sbagliata, io posso avere una risposta immunitaria, ma non efficace, e quindi questo mi può portare alla morte. La risposta immunitaria è anche utile per rispondere nei confronti dei tumori. Allora, la risposta immunitaria si svolge contro molecole estranee. Cioè, questo milione di miliardi di recettori per l'antigeno differente riconoscono qualsiasi cosa che non sia proprio. Cioè, il sistema immunitario impara a non riconoscere i tessuti propri dell'organismo. Noi abbiamo quindi recettori sia per qualsiasi sostanza estranea, che sia dannosa o che non lo sia. Noi abbiamo recettori per il glutine, ognuno di noi ha recettori per il glutine. Per fortuna non tutti sviluppano la malattia celiaca, che è quella causata da un'aggressione contro il glutine. Che cos'è che discrimina, che permette al sistema immunitario di decidere se un antigene va aggredito oppure no? È la sua pericolosità. Quindi quando il sistema immunitario trova un antigene pericoloso, risponde. Quando trova un antigene non pericoloso, non risponde. Quando noi respiriamo pollini, non sono pericolosi e non dobbiamo rispondere. Se rispondiamo, il sistema immunitario ha fatto un errore e abbiamo un'allergia, però non siamo contenti di aver risposto al pollino. Viceversa, se incontriamo un velobatterio tubercolare, dobbiamo rispondere perché è pericoloso. La pericolosità è riconosciuta dal danno che fa il microorganismo sul tessuto. Quindi se il microorganismo produce morte del tessuto, questo è segno di danno. Io posso riconoscere il professor Krangli qua e non mi allarmo. Se lo vedo lì morto con la testa staccata, tutto sangue intorno, mi allarmo. Lo stesso per il sistema immunitario. Quando vede un estraneo che non fa danni, non si allarma; quando vede danni, comincia ad allarmarsi. Quindi, in realtà, per avere una risposta immunitaria serve uno straniero cattivo che produce danni tessutali. Il processo di attivazione della risposta immunitaria è seguita ed è controllata da tutto un sistema che controlla che la risposta immunitaria sia adeguata, che non si svolga contro antigeni non pericolosi, e soprattutto che la risposta immunitaria duri soltanto un certo periodo e poi si interrompa, perché non vogliamo che la risposta immunitaria faccia troppi danni. Comunque sia, quando c'è una risposta immunitaria ci sono danni tessutali. Se io faccio una guerra, danneggio il nemico, ma danneggio anche le strutture di casa mia. Se tiro una cannonata, può darsi che la cannonata centri esattamente il nemico, ma molto probabilmente farà danni anche intorno. Anche la risposta immunitaria fa danni sempre, quindi il sistema è fatto in modo da essere strettamente controllato. Chi controlla il sistema immunitario sono dei recettori di spegnimento dei linfociti. Il linfocita che si attiva degli interruttori che possono essere toccati per spegnere il linfocita quando questo serve. Questi si chiamano checkpoint immunitari, interruttori dei checkpoint. E dall'altra parte ci sono dei linfociti che si chiamano regolatori, che sono la polizia militare dell'esercito immunitario. Sono dei linfociti che non vanno in guerra, ma controllano anche i guerrieri quando si ubriacano in birreria non facciano troppo casino. Se questi sistemi, questi interruttori non funzionano, ci sono dei problemi. Ad esempio, questo bambino che ha la sindrome tumore linfoproliferativa in cui non funziona un interruttore di spegnimento che si chiama FAS. Questi bambini, quando sviluppano una risposta immunitaria, non la spengono più.
per cui gli crescono i linfonodi, hanno linfonodi molto grossi, hanno malattie autoimmuni perché questi linfociti non sono controllati. Questo bambino ha un grande pancione non perché ha mangiato un mucchio, ma perché ha un'enorme milza che non gli sta in addome e a volte bisogna intervenire per togliere la milza. Quando il sistema immunitario risponde ad antigeni non pericolosi, si sviluppa allergia. A volte il sistema immunitario risponde ad antigeni propri e questo è la malattia autoimmune. Quindi il sistema immunitario che è istruito nel corso del suo sviluppo a non riconoscere niente di self, nessuna molecola endogena, nessuna molecola propria, a volte commette un errore gravissimo e riconosce, aggredisce molecole self e danneggia il tessuto che esprime quelle particolari molecole. Si distinguono in organospecifiche e sistemiche, a seconda che colpiscano un solo organo oppure colpiscano l'organismo in maniera più ampia. La distribuzione dipende da dov'è l'antigene. Se l'antigene è solo sulla tiroide, nella tiroide sarà aggredita solo la tiroide, per dire. Se l'antigene è distribuito in tutto l'organismo, ci sarà un'aggressione più ampia. Oppure si possono anche distinguere con malattie mediate prevalentemente da anticorpi o da linfociti T. Controllo di non esagerare. Esempi. Diabete di tipo 1. Diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune in cui i linfociti T vanno a ammazzare le cellule che producono insulina, che sono presenti nel pancreas. Questo è un pancreas. Il tessuto generale del pancreas produce degli enzimi digestivi, ma dentro ci sono delle nicchie che si chiamano isole dell'Ankeras, queste palline qua, che contengono cellule che producono insulina. Nel diabete succede questo, c'è un'aggressione soltanto delle isole pancreatiche. Vedete che vengono aggredite solo le cellule che producono insulina, mentre il resto del pancreas è assolutamente sano. Quindi un'aggressione specifica, perché viene riconosciuto un antigene che è l'insulina, tra l'altro, uno degli antigeni che ha riconosciuto. Quindi questi soggetti, una volta che hanno perso le cellule che producono insulina, non producono più insulina, quindi bisogna dargliela fuori, devono andare da diabetologo a farsi dare l'insulina come farmaco. Oppure questa è una tiroide. La tiroide, è 20% delle malattie autoimmuni colpiscono la tiroide. Questo è legato al fatto che nella tiroide sono presenti delle sacche piene di un antigene che si chiama tiroglobulina, che c'è soltanto lì, grandissime quantità, tutto lì dentro. E quando il sistema immunitario riconosce questa tiroglobulina come estranea, la tiroide diventa così. Vedete che il tessuto è completamente danneggiato, tutte queste cellule puntini neri sono linfociti che sono andati ad aggredire la struttura tiroidea e il soggetto non produce più ormoni tiroidei. Ha una tiroidite, questa tiroidite di Hashimoto. Oppure, non so, a volte l'aggressione colpisce i rivestimenti delle articolazioni, delle piccole articolazioni. Questo è il caso dell'artrite reumatoide. Abbiamo dei linfociti T che riconoscono la sinovia delle articolazioni delle mani e dei piedi e questa è una vecchina la quale dopo tanti anni di artrite reumatoide non controllata dalla terapia, oggi queste cose non succedono più per fortuna perché abbiamo dei farmaci molto efficaci che non fanno più sviluppare queste forme di danno cicatriziale delle articolazioni che poi portavano ad una deformazione delle mani e dei piedi. Perché vengono le malattie autoimmuni? Quando studiavo io mi dicevano le malattie autoimmuni, quindi forse anche Minola e forse anche Krengli, mi dicevano le malattie autoimmuni vengono quando il sistema immunitario impazzisce e si sviluppa un linfocita che riconosce una molecola non self. In realtà ognuno di noi ha linfociti autoreattivi in circolo, tutti li abbiamo, gente con malattia autoimmune e gente che non ce l'ha, soltanto che questi linfociti che potrebbero riconoscere il self sono controllati da quei meccanismi di controllo che vi ho detto prima, i checkpoint immunitari e i T-regolatori. E quelli che sviluppano le malattie autoimmuni li sviluppano perché sono questi sistemi di controllo che vengono meno.
In effetti, i materiali tumori si sviluppano in soggetti predisposti geneticamente quando dei fattori scatenanti inducono la malattia autoimmune. I fattori scatenanti sono in genere le infezioni. Le infezioni agiscono in vario modo. Uno dei modi più classici è il mimetismo molecolare. Qui abbiamo il nostro solito virus con questo antigene verde che viene riconosciuto dal linfocita che ha l'antigene, che ha il recettore che riconosce questo antigene, si sviluppa una risposta immunitaria fisiologica, normale, difensiva contro questo particolare virus e viene quindi vinta la battaglia. Vedete che il virus è scomparso. A questo punto i linfociti vanno in giro a pattugliare l'organismo per un certo periodo per controllare se non c'è del virus scappato, vanno nella tiroide, questo è un esempio. Vedete che nella tiroide trovano del verde. Questo verde in realtà non è virus, ma è un antigene self che assomiglia al virus. Il sistema immunitario sbaglia, crede che questo sia virus e va a aggredire la tiroide e causa la tiroidite. Quindi c'è un errore, si chiama una cross reazione. I linfociti contro il virus riconoscono anche il self. Un altro meccanismo che può scatenare la malattia autoimmune è la liberazione di antigeni sequestrati. Noi abbiamo sempre la nostra tiroide, arriva un'infezione, produce un danno, questo danno fa liberare tiroglobulina che era dentro la tiroide, normalmente nascosta, il sistema immunitario non l'aveva mai vista, non sapeva che era materiale self. Il danno porta alla liberazione di questo antigene nascosto e questo linfocita va a riconoscere questa molecola che era nascosta e pensa che sia non self, quindi si attiva, aggredisce e produce la tiroidite. Questo meccanismo di autoimmunità può anche essere legato non a un'infezione. Se io do un pugno a Cranley, qua davanti, gli do un pugno molto forte in un occhio, l'occhio è un organo chiuso che non permette al sistema immunitario di entrare perché non vogliamo che l'infiammazione produca opacizzazioni delle lenti che abbiamo nell'occhio. Il pugno rompe alcune barriere e fa liberare antigeni che sono nell'occhio, si sviluppa la risposta immunitaria e il professor Cranley, oltre che l'occhio nero, sviluppa anche un'iridocepite controlaterale, una malattia autoimmune contro l'altro occhio, perché ha liberato degli antigeni che erano nascosti. Questi meccanismi in genere agiscono insieme, in sequenza. Nelle malattie autoimmuni croniche si osserva quello che si chiama epitope spreading, cioè inizialmente nella malattia autoimmune si riconosce un singolo antigene, poi man mano che la storia della malattia si allunga vengono riconosciuti sempre più antigeni. Nella sclerosi multipla, per esempio, che è una malattia autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale, è stato visto in maniera molto chiara. Quindi in linea di massima è meglio curarle il prima possibile le malattie autoimmuni, prima che il sistema immunitario impazzisca completamente. Le infezioni ce le facciamo tutti, ma le malattie autoimmuni per fortuna le fa solo una minoranza tra di noi. Non pochi, il 10% delle persone sviluppano malattie autoimmuni. È tanto, eh? Non sono tutte brutte come la sclerosi multipla, la vitiligine è una malattia autoimmune. Vengono delle macchie nella cute, uno non muore, si sente magari imbarazzato ad andare in giro, si copre di creme, però non tutte le malattie autoimmuni sono tremende. La predisposizione genetica è conosciuta da tanto tempo. Si sa in primo luogo che le donne sono più colpite dalle malattie autoimmuni. L'essere donna è legata alla genetica, anche questa, cioè un cromosoma X da una parte e Y dall'altra, e dall'altra parte si sa che esiste una familiarità delle malattie genetiche, delle malattie autoimmuni, nel senso che in una famiglia è facile che ci siano più casi anche di malattie autoimmuni diverse, quindi c'è una familiarità. Per quanto riguarda la predisposizione femminile, che la donna sia più predisposta, probabilmente questo si è sviluppato nell'evoluzione. La donna, si dice sempre, maschio o sesso forte per i muscoli, ma per il resto, il cervello e il sistema immunitario, il sesso forte sono le donne. Io adesso parlo del sistema immunitario soltanto. È sicuro che la donna ha un sistema immunitario più forte dell'uomo. Vari studi epidemiologici che sono andati a vedere la mortalità infantile per malattie infettive vedono che muoiono più bambini che le bambine.
perché le donne hanno un sistema immunitario più forte. Perché? Ma perché la donna deve fare un'esperienza a rischio effettivo tremenda nella vita, che è il parto. Nell'Ottocento morivano tutte di parto, ma non tanto, alcune morivano di parto, ma molte morivano di infezioni postpartum. Quindi l'uomo non partorisce, quindi non ha questo momento di rischio esagerato. Per cui il sistema immunitario della donna si è sviluppato per essere più forte, per proteggerla dalle infezioni postpartum. Oggi che le infezioni postpartum non ci sono più, noi vediamo soltanto gli aspetti negativi di questo sistema immunitario molto forte, che sono le malattie autoimmuni. La maggior parte delle malattie autoimmuni sono molto più frequenti nelle donne rispetto ai maschi. Questo è legato in parte agli ormoni, in parte gli ormoni sessuali femminili potenziano il sistema immunitario, in parte dipende anche dalla doppia X, in quanto sul cromosoma X ci sono tanti geni immunitari, e averne dose doppia, adesso è un discorso un pochino complicato, però avere una doppia dose di X potenzia, abbiamo due copie di ciascun gene, e questo aumenta il rischio che questi geni lavorino troppo. Questo ve lo lascio perdere. L'aspetto interessante è questo: la predisposizione genetica alle malattie autoimmuni è multigenica, cioè generalmente non c'è un singolo gene, ma è un mix di geni differenti che in parte predispongono all'autoimmunità in generale, in parte predispongono alla singola malattia autoimmune. Qui in questo cerchio azzurro ci sono tutti i geni che predispongono al lupus, qui abbiamo quelli che predispongono all'artrite reumatoide. Vedete che in parte questi geni sono in comune, in parte sono specifici per ciascuna malattia. Questo è stato trovato attraverso delle analisi che hanno scannerizzato l'intero genoma dei pazienti con le varie malattie e l'hanno confrontato col genoma dei sani. Hanno identificato un enorme numero di varianti, siamo a 200-300 geni, ciascuno dei quali contribuisce pochissimo allo sviluppo di malattia. E quello che determina il rischio è la somma di tutti questi rischi. Quindi non sono malattie genetiche, ma è la somma di questi rischi che in un particolare soggetto fa la sua fortuna o sfortuna, nel senso che in epoca in cui non ci sono gli antibiotici è la sua fortuna, perché risponde di più ai batteri, in epoca in cui ci sono gli antibiotici è la sua sfortuna, perché sviluppa le malattie autoimmuni. Quindi la malattia autoimmune è causata da un squilibrio tra i fattori che accendono e accelerano la risposta e i fattori che spengono e frenano la risposta. Se c'è troppo acceleratore, troppo poco freno, si può sviluppare la malattia autoimmune. E io posso intervenire a curare questa malattia autoimmune o agendo sugli acceleratori, gli immunosoppressori, sia quelli tradizionali, il cortisone, sia quelli biologici che tanto fanno patire il dottor Minola, perché costano, servono a abbassare la pressione sull'acceleratore, quindi a rallentare la risposta immunitaria togliendo il piede dall'acceleratore. Esiste poi un altro possibile approccio, che è invece lo spingere sul freno, o una risposta cioè lo spingere sul freno, lo spingere sul freno in maniera, cioè sui linfociti T regolatori che dovrebbero controllare questa risposta, e questo si può avere con i vaccini tollerogenici che sono allo studio. Oggi i vaccini tollerogenici si fanno per le allergie, chi è allergico può fare quei vaccini sublinguali per bloccare la risposta immunitaria. Questi sono dei vaccini che spingono il freno, quindi che attivano quei T regolatori che servono a controllare le risposte indesiderate. Per le malattie autoimmuni si sta cercando di sviluppare vaccini tollerogenici e diciamo si comincia ad avere dei risultati abbastanza interessanti, per ora non ancora nell'uomo. Diciamo la nuova era dell'immunosoppressione e la produzione di farmaci biologici, i quali sono farmaci, di fatto sono anticorpi per lo più, che vanno a bloccare citochine importanti in quella particolare malattia autoimmune. L'immunosoppressore normale
blocca tutto, il cortisone blocca l'intera risposta immunitaria, quindi è molto tossico. Questi anticorpi monoclonali vanno a colpire soltanto un particolare, una particolare citochina che è coinvolta in quella malattia autoimmune. Quindi è un'azione molto più mirata, molto precisa. I primi prodotti sono gli anti-TNF, TNF è una citochina pro-infiammatoria. Gli anti-TNF hanno cambiato la storia di artrite reumatoide, non vediamo più i vecchietti tutti storti così, anche perché ci sono gli anti-TNF. Problema del dottor Minola: la terapia con cortisone dell'artrite reumatoide costa 2.000 euro all'anno, quelli con le anti-TNF 20.000 euro all'anno. Quindi il costo per l'ospedale maggiore è decuplicato per ciascun paziente con artrite reumatoide. Il paziente è contento perché sta meglio, però il sistema sanitario nazionale ha dei problemi, dei grossi problemi per questi farmaci biologici, ma non lo sentite italiano. I sistemi sanitari mondiali stanno per esplodere dal punto di vista economico proprio perché questi farmaci costano così tanto. Tumori, nei tumori cosa c'entrano? Nei tumori il problema è opposto, e poi vediamo anche cosa c'entrano. Nel tumore io ho una mancata risposta contro gli antigeni tumorali. Quando si sviluppa il tumore il sistema immunitario vuol dire che non ha riconosciuto, e questo è dovuto al fatto che il tumore produce dei fattori che riducono l'accelerazione e aumentano il freno, cioè dei fattori immunosoppressivi che bloccano la risposta immunitaria antitumorale. Quindi tutte le volte che viene fuori un tumore è perché questo ha fregato il sistema immunitario andando a produrre delle sostanze che bloccano la risposta immunitaria. E come posso agire su questo problema? Per tantissimi anni si è cercato di agire schiacciando sull'acceleratore, cioè la risposta immunitaria antitumorale va troppo piano, io schiaccio l'acceleratore per aumentare la risposta antitumorale. Sono stati sperimentati per anni vaccini antitumorali che però al momento non funzionano. La novità è stata questa: la produzione di molecole, nuovi farmaci biologici, i quali invece alzano il piede del freno. Quindi la risposta antitumorale non funziona perché è frenata, perché il tumore la frena, il farmaco alza il piede del freno e il sistema immunitario può partire e andare a agire contro il tumore. I due signori che hanno inventato questi farmaci antifreni sono Hogno e Allison. Io li ho conosciuti quando ero negli Stati Uniti, mi sembravano già vecchi allora. Quest'anno hanno preso il premio Nobel per questa loro scoperta, perché grazie a loro, la scoperta del freno che si chiama PD-1, la scoperta del freno che si chiama CTLA4, è stato possibile sviluppare delle molecole che bloccano questi freni e quindi permettono al sistema immunitario di ripartire. L'anticorpo anti-PD-1 blocca un freno attraverso cui il tumore blocca direttamente i linfociti T, l'anti-CTLA4 blocca i linfociti Treg, che anche loro vanno a bloccare la risposta immunitaria. L'effetto finale quando uso questi farmaci, anche molto costosi se non sbaglio, è una immunostimolazione della risposta antitumorale. Sono i primi farmaci che agiscono contro il tumore agendo sul sistema immunitario. Sono epocali, fino a 5 anni fa sui tumori si agiva con la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia. Queste tre armi, oggi c'è la quarta arma che è l'immunoterapia. Avevo un collega che aveva un tumore polmonare metastatico al cervello, gli aveva dato 2 mesi, è stato il primo in Europa a fare l'anti-PD-1, si è sciolto il tumore. Lui era un fortunato di quelli che rispondevano, si è sciolto, ha vissuto altri 7 anni e è morto di tutt'altro. Quindi possono avere un effetto veramente miracoloso. 90% funziona. Si è partiti con questi due farmaci, anti-PD-1 e anti-CTLA4, poi abbiamo tutti i farmaci che stanno sviluppando adesso contro molecole diverse che agiscono su freni e acceleratori, e nei prossimi anni avremo da divertirci a cercare di capire come usare questi farmaci e in quali combinazioni, sia tra di loro, sia con le terapie tradizionali.
A Novara abbiamo sviluppato un nuovo inibitore del CYP checkpoint, che è un farmaco che agisce su questo checkpoint, ICOS ligando ICOS. Abbiamo sviluppato un farmaco che, andando ad agire su ICOS ligando, che è espresso dalle cellule tumorali, è in grado di inibire la crescita tumorale. Questo è un topo col melanoma, queste sono le dimensioni del tumore nel topo trattato con un placebo, e queste dimensioni del tumore nel topo trattato con una singola dose di farmaco anti-checkpoint. Questo è un farmaco brevettato, lo stiamo portando avanti. Questa è la stessa terapia su un glioblastoma, sono topi con glioblastoma. Questi sono i topi trattati con placebo, tutti morti in 20 giorni. Questi sono i topi trattati con una dose settimanale di questo farmaco, e vedete che la sopravvivenza è aumentata di 4 volte. Questo è il primo esperimento fatto, quindi c'è spazio per migliorare ulteriormente. Il grosso problema di questi farmaci biologici, sia gli antitumorali sia i farmaci anti malattie autoimmune, è che c'è un'altissima percentuale di non responder. Soltanto il 40-50% dei pazienti con melanoma rispondono ai farmaci inibitori dei checkpoint, e un 30% di pazienti con antitraumatoide non risponde agli anti-TNF, 30-40%, cioè una grossa fetta. Ad oggi, per accorgersi se un paziente risponde o non risponde, bisogna dargli il farmaco per 3-4 mesi e poi uno capisce se risponde o non risponde. Con, da una parte, il costo del farmaco, che in qualche modo può essere un problema che può essere eliminato con particolari contratti con le aziende farmaceutiche, ma dall'altro la tossicità per il paziente che piglia un farmaco che non serve. Ad oggi non sappiamo però prevedere se il farmaco funzionerà oppure no, e c'è un grosso sforzo di trovare dei marcatori che permettano di identificare a priori chi risponderà e chi non risponderà, in modo da dare a ciascuno soltanto il farmaco che gli serve. Questa è quella che si chiama medicina personalizzata o medicina di precisione. Uno degli aspetti che sembra essere molto importante per la risposta a questi farmaci biologici è il microbiota, cioè l'insieme di batteri che noi abbiamo nell'intestino. Noi abbiamo nell'intestino dei 10 ai 100 trilioni di batteri diversi. Ciascuno di voi è diverso per il 90% dei batteri rispetto al nostro vicino, mentre siamo uguali per il 99,9% dei geni. Quindi la differenza tra un soggetto e l'altro è più per i batteri che ha nella pancia rispetto ai geni che ha nelle cellule. I geni che sono presenti nei nostri batteri sono 100 volte i geni nostri. Noi siamo in realtà una simbiosi tra quello che pensiamo sia noi, le nostre cellule, e i batteri che vivono nel nostro intestino. Questi batteri ci vengono dati dalla mamma al momento del parto, al momento dell'allattamento, per i primi 3 anni, e poi ci facciamo i nostri. Quindi ognuno di noi sviluppa la propria flora batterica intestinale. A volte questa flora è buona e ci mantiene in salute, a volte diventa cattiva, si parla di disbiosi, e questa disbiosi può favorire lo sviluppo di malattie, non solo malattie intestinali, ma malattie che coinvolgono l'intero organismo. L'alimentazione è importante, c'è il solito concetto che la dieta mediterranea favorisce batteri buoni, mentre la dieta che si chiama occidentale, cioè un burger, favorisce quelli cattivi. Circa il 90% delle malattie umane si pensa che sia influenzata dalla microbiota intestinale, il 90% vuol dire che è causata, ma è influenzata dai batteri intestinali. Abbiamo malattie allergiche, autoimmune, l'aterosclerosi, malattie infiammatorie croniche intestinali, malattie infettive di altro tipo, l'obesità. Perché certi obesi non dimagriscono anche se non mangiano? Anche per la flora batterica intestinale, che in alcuni soggetti è tarata in modo da far assorbire tutto quello che si può assorbire, mentre altri invece hanno una flora batterica che li fa sprecare molto di più. È stato descritto che c'è un asse intestino-sistema immunitario, i batteri intestinali influenzano il funzionamento del sistema immunitario, i batteri intestinali influenzano il sistema endocrino, i batteri intestinali influenzano il metabolismo e influenzano anche il cervello. La depressione è favorita da situazioni di disbiosi
intestinali. Quando a volte ci svegliamo la mattina tristi, è perché sono i nostri batteri intestinali che trasmettono segnali negativi al nostro cervello. E vale però anche l'opposto. Il cervello influenza lo stato dei batteri intestinali. Abbiamo venerdì, diciamo, un progetto, progetto FUN, Food for Health, an Integrated Approach, finanziato dal Ministero con 7 milioni di euro, che vuole studiare al CAD, in quel centro là, l'interazione tra cibo, microbiota intestinale e malattia, soprattutto malattie autoimmuni. Saranno coinvolte tante malattie diverse, saranno coinvolti tutti i dipartimenti del lupo, non solo quelli scientifici ma anche quelli umanistici, perché parlando di cibo si parla di campo, si parla di abitudini alimentari, di tradizioni, si parla di legislazione alimentare e si parla poi di scienza, scienza nel senso più, diciamo, scienza bagnata, si dice wet science, quella sperimentale. L'obiettivo è quello di dal campo all'uomo, benessere, salute, società, cultura, economia e legge. Tutto questo al CAD. Quindi augurateci buona fortuna e speriamo di lavorare per Novara, per il Piemonte, per l'umanità, che poi è quello che uno cerca di fare. Grazie.